tutte ragazze e bentornate nel mio canale. Oggi andremo a personalizzare una semplicissima maglietta di cotone a righe. Un capo classico che non passa mai di moda e che quasi tutte abbiamo nell'armadio. Ho deciso di utilizzare questa trina ricamata che ho recuperato da una vecchia tenda che non usavo più. Ovviamente il ricamo non è in cotone ma in tessuto sintetico. Ho deciso di usare questo perché è più resistente anche per il lavaggio in lavatrice. Se andate in un negozio per il bricolage troverete questi bordi per tende che secondo me vanno benissimo. Andiamo quindi a ritagliare i nostri fiori. Avremo bisogno anche di un filo di cotone bianco, di un ago negli spilli e di un filo di cotone colorato che servirà per l'imbastitura. Di un piccolo vassoio rigido da inserire all'interno della nostra maglietta. Dobbiamo ora andare a creare il nostro disegno come più ci piace. Ho deciso di applicare il ricamo solo su un lato, nella parte alta della maglietta. Fermiamo il tutto con gli spilli. Adesso dobbiamo imbastire il lavoro, usando un filo di un colore acceso, nel mio caso rosso, in modo che sia ben visibile. Tiriamo dei punti molto ampi e lunghi, giusto per fermare il ricamo e poter togliere gli spilli. In questo modo andremo a lavorare meglio. Con il filo bianco iniziamo a cucire il nostro ricamo. Iniziamo da un punto e proseguiamo cucendo lungo il bordo. Una volta finito vi basterà tagliare con delicatezza i punti dell'imbastitura e la vostra maglietta sarà pronta per essere indossata.